Sì, l'avevano staccato il filo, mi si è accorto vicino alla box. Senti, staccami un attimo e poi lo riattacchiamo, così cancelliamo sta parte. Allora, con riferimento alla potenza complessa, nel momento in cui la potenza complessa viene calcolata per un'impedenza, possiamo utilizzare le formule che abbiamo visto nella scorsa lezione, semplificandole, cioè portando in conto appunto la conoscenza dell'impedenza. Allora, se partiamo da un bipolo passivo, lineare, il legame B uguale a Z per I, dove Z la possiamo mettere in forma cartesiana o polare, quindi evidenziando in forma polare in particolare la fase che vi dà proprio lo sfasamento tra corrente e tensione. Se utilizzassi valori efficaci, la potenza complessa sarebbe esprimibile come V per I coniugato, fasore di tensione per fasore di corrente coniugato. Sostituendo l'espressione della tensione, otterrei facilmente Z per I quadro, dove I quadro è il valore efficace. Quindi, andando a sviluppare, mi accorgo che la parte reale è R per I quadro, la parte immaginaria è X per I quadro. Quindi, potenza reale, potenza attiva, potenza reattiva. Se utilizzassi la tensione, dovrei invece sostituire la corrente con la caratteristica, quindi sarà V diviso Z, oppure, se volete, potreste usare l'ammettenza, sarebbe V per Y coniugato. Quindi nel primo caso arriveremmo all'espressione V quadro diviso Z coniugato, nel secondo caso all'espressione V quadro per Y coniugato. Ok? Quindi o utilizzate l'impedenza al denominatore, che però va coniugata, oppure utilizzate l'ammettenza al numeratore, che va sempre coniugato. Quindi avremo B V quadro, G V quadro, potenza reale, più J B V quadro. Quindi avremo P uguale G V quadro, Q uguale B V quadro. Una di queste formule può essere utilizzata per calcolarsi la potenza. Quindi, se conoscete l'impedenza, vi basta la tensione o la corrente. Velocemente, le impedenze elementari, nel caso del resistore Z uguale a R, il suo coseno è uguale a 1, quindi il fattore di potenza è uguale a 1, coseno di Φ, perché Φ uguale a 0, quindi lo sfasamento tra tensione e corrente è nullo. Questo significa, se lo potete anche vedere in coordinate cartesiane, che tutta la potenza apparente si traduce in potenza attiva, R I quadro, I quadro su R o I quadro per G, se volete, mentre la potenza reattiva è nulla. Questo è legato alla condizione di parallelismo dei vettori tensione e corrente. Nel caso dell'induttore, la fase di più 90 gradi, l'impedenza è puramente immaginaria, la potenza attiva è 0, la potenza reattiva è
pari alla potenza apparente, positiva V per I, se volete X quadro per I, oppure V quadro per V quadro, scusate, X per I quadro oppure V quadro su I. La Q è positiva. Nel caso del condensatore la X è negativa, valgono formalmente gli stessi passaggi che valgono per l'induttore, tranne ad avere una potenza reattiva finale negativa. Bene, con riferimento al problema della potenza, vi riepilogo i passaggi che abbiamo svolto nella lezione precedente per arrivare a determinare l'effetto della linea, di una linea reale, per quanto riguarda la caduta di tensione. Vi ricordo, la linea reale è un'interconnessione fisica che collegherà concettualmente un blocco generatore e un blocco utilizzatore. Abbiamo tanti obiettivi nell'ottimizzazione di questo sistema, per esempio il rendimento, ma di questo parleremo in seguito. Il primo obiettivo che ci poniamo è capire se io metto una linea fisica, un'interconnessione fisica tra generazione e generatore e utilizzatore, quale tensione effettiva arriverà sul carico? Qual è la delta V, cioè la caduta di tensione che si ha per effetto del passaggio di una corrente su una linea reale? La linea reale, come vedremo, sarà modellabile con una serie di una resistenza e un'induttanza, quindi una R e una RL XL. Il carico sarà modellabile con un'impedenza in cui in particolare mi interessa la fase. Calcolarsi la cosiddetta caduta di tensione industriale conoscendo la corrente che circola è un compito che si può svolgere facilmente applicando la legge di Kirchhoff per le tensioni, partendo dalla legge di Kirchhoff per le tensioni. Facendo il bilancio di tensioni su questa maglia mi accorgo che il legame che c'è tra la tensione sul carico e la tensione in ingresso è questo. Posso arrivare a determinare la tensione d'ingresso partendo dalla tensione sul carico e sommando due contributi, cioè le tensioni che cadono su R e su XL. Questo lo posso fare formalmente utilizzando i fasori come abbiamo fatto negli esercizi. Ho approfittato di questo esempio per farvi vedere come si costruisce un diagramma fasoriale, che è uno strumento che è utile anche in altri contesti, quindi didatticamente voglio risolvervi il problema con questo strumento. Allora, riguardiamoci insieme i passaggi. Io ho un vettore, il fasore V, voglio sommare altri due vettori per ottenere un vettore finale. Come si possono sommare i vettori? Parto da un vettore V con U, che è questo. Per sommare un altro pezzo, cosa faccio? Applico il vettore al punto finale del primo vettore, poi applicherò l'ulteriore contributo al punto finale del secondo vettore e alla fine collegherò il punto iniziale di applicazione col punto finale di questa catena che ho costruito in questo modo. Ok? Questo graficamente mi dà la somma dei vettori. Adesso guardiamo nel dettaglio quello che abbiamo fatto. A noi cosa interessa? Noi interessa alla fine sapere qual è la differenza di lunghezza tra il vettore V in ingresso e il vettore V in uscita. Questo è quello che ci serve sapere. Quindi io mi devo costruire V in, poi ruotandolo me lo riporto sulla stessa direzione di V e vado a calcolarmi questo segmento. Questo è l'obiettivo finale. Come ci arrivo a costruire V in? Devo tener conto che partendo da V con U e partendo dalla configurazione iniziale che mi viene data dal carico, perché è il carico che mi dirà quanto vale Φ. Un carico tipico RL ha una situazione del genere, perché se carico RL la sua fase è positiva ed è compresa tra 0 e 90 gradi.
Questo perché l'arco tangente di x su r, che è la fase dell'impedenza, vi restituisce valori tra 0 e 90 gradi, in quanto r è positivo e x è positivo, quindi siete nel primo quadrante. Parte reale e parte immaginaria sono positive, un numero complesso nel primo quadrante ha fase compresa tra 0 e più 90 gradi. Significa che la situazione sarà questa. Vabbè? Ok, quindi del carico a noi interessa solo l'angolo φ nella formula che abbiamo ricavato. Perfetto. Allora, inizio ad applicarci il vettore RL per I. RL per I è un vettore che va applicato dove finisce il primo vettore, quindi qui, deve essere parallelo alla corrente e la cui ampiezza sarà moltiplicata per RL. Quindi l'ho applicato qui e arrivo appunto a questo punto qui. Qui vado ad applicare un secondo vettore che è questo, che ha lunghezza XL per I, valore efficace, e rispetto al vettore I, alla direzione del vettore I, è ruotato di 90 gradi, perché vi ricordo che J è quel numero complesso che ha modulo 1 ma fase di greco mezzo. E quindi moltiplicare per J significa prendere un vettore e ruotarlo di 90 gradi. Sempre in verso antiorario, che vi ricordo per noi è convenzionalmente positivo. Quindi si prende questo vettore, si ruota di 90 gradi e se lo si trasporta qui moltiplicato per x. Con questa costruzione grafica io arrivo al punto finale, collego i due punti e ottengo V. Adesso si tratta di stimare quanto sono lunghi, quanto è lungo questo segmento. Io devo stimare il segmento AB. In realtà sto facendo questa approssimazione, sto dicendo se quest'angolo qui non è eccessivamente alto, grande, e questo accade nella realtà come vi farò vedere tra poco, e allora in realtà io sto, ve lo amplifico qui, io sto approssimando questo punto con questo punto. Questo sarebbe il punto B, questo invece è il punto che vado a considerare. Cioè invece di ruotare questo vettore sull'altra direzione, invece di percorrere l'arco di cerchio, io in realtà proietto quel punto. E quindi mi perdo questo piccolo segmento di B, e ovviamente è tanto più trascurabile quanto più quest'angolo è stretto. Questa è l'unica approssimazione che stiamo facendo. Fatto questo, io mi accorgo che il segmento che sto considerando, AD, in realtà è fatto di un primo tratto che è AC e un secondo tratto che è CD. Entrambi questi tratti li posso vedere come cateti di triangolo rettangolo. Il primo tratto AC è il cateto di un triangolo rettangolo che ha ipotenusa RL per I. E l'angolo compreso è φ, e quindi è ipotenusa per il coseno di φ, RLI per il coseno di φ. Quest'altro tratto che mi interessa, CB, me lo porto qui per comodità geometrica, perché qui è più evidente che si tratta di un cateto di un triangolo rettangolo la cui ipotenusa lunghezza XL per I, e di cui però conosco non più l'angolo compreso ma l'angolo opposto, che è φ. Quindi dovrò usare il seno di φ, ottenendo la formula finale. La formula finale quindi mi dice che se voglio calcolarmi questa cosiddetta caduta di tensione industriale, ho bisogno di sapere il livello di corrente efficace che circola nella linea, perché sarà direttamente proporzionale a questa corrente. Se cresce questa corrente, cresce la caduta. Poi ho bisogno di sapere la linea che impedenza introduce, RL e XL, sia la parte reale che la parte immaginaria, e poi ho bisogno di sapere il carico finale di quanto sfasa corrente e tensione. Ok? Benissimo, adesso andiamo avanti, andiamoci a preoccupare dell'aspetto legato alle potenze che si dissipano lungo la linea. Le potenze che si dissipano saranno proprio
proporzionali a chi? Alla parte reale dell'impedenza di lead, quindi alla RL. Abbiamo detto che la XL è la reattanza, non è associata a dissipazione di watt. Benissimo, allora quando io vado ad alimentare il mio carico, ci metto un generatore, alimento il carico tramite una linea reale, cosa accadrà? Dal punto di vista della potenza abbiamo detto non ci interessa la parte reattiva, quindi concentriamoci solo sulla parte resistiva. Accadrà che la potenza generata non sarà tutta utilizzata dal carico finale ZU, ma sarà in parte anche utilizzata, dissipata in RL. Qui circolerà una certa corrente e quindi avremo una RL uguale. Ok? Il che significa che, come vi dicevo, la linea introduce perdite che abbassano il rendimento. Il rendimento lo definiamo come PU fratto PG sarà sicuramente inferiore a 1, perché il generatore deve fornire potenza non solo al carico, questa è potenza reale, è la P, non è la A o la Q, stiamo ragionando sulla parte reale di A, quindi sono watt. Il generatore deve fornire watt per l'utilizzatore, ma anche quelli che si dissipano sulla linea. Ovviamente questa P con L vogliamo che sia la più piccola possibile, in modo da portare il rendimento a 1. Il rendimento lo potete scrivere così, questa frazione è tanto più simile a 1, tanto più vicina a 1, quanto più piccola è P con L rispetto a P con U, banalmente. Benissimo. Adesso supponiamo di avere un carico ZU che assorbe P e assorbe Q. E che lavora con una tensione imposta. ZU avrà una sua fase, mettiamo φ, quindi in forma polare lo scrivo ZU per elevato a J φ. Benissimo, supponiamo che la tensione sia imposta. Se la tensione è imposta, P la posso scrivere come V per I coseno di Φ. O meglio, questa formula vale sempre, sia che sia imposta o no la tensione. Questa, abbiamo detto, è la formula che ci dà la potenza reale assorbita da un'impedenza, conoscendone i valori efficaci di tensione e di corrente. Bene. Questo significa pure che posso mettere in evidenza al primo membro le quantità che sono fisse e al secondo membro quelle che sono varianti. In altre parole, se io voglio far lavorare un carico, io devo dargli la tensione nominale e la potenza che gli serve. Se volete asciugarvi i capelli, il vostro asciugacapelli, da 800 watt, da 1000 watt, dovete alimentarlo a 230 volt. Non lo potete alimentare a 100 volt e dovete fornirgli 1000 watt. Dalla formula della potenza attiva mi accorgo che in realtà P e V sono fisse, ma I e F potrebbero non esserlo. In altre parole, io potrei avere combinazioni qualsiasi del prodotto corrente e fattore di potenza che mi danno lo stesso risultato finale. E quindi dal punto di vista dell'utente sarebbe indifferente, perché se io vado per esempio a guardare cosa accade alla corrente,
la corrente sarebbe questa. La corrente crescerebbe se io mi collegassi con un'impedenza che offrisse un fattore di potenza più basso. In altre parole, se il coseno di φ non è 1 ma diventa 0,5, 0,4, la corrente si muoverà di conseguenza. Se è dimezzato il fattore di potenza, raddoppiate la corrente. Ma il prodotto diventa uguale, resta uguale, e quindi il vostro elettrodomestico funziona correttamente. Fare lo stesso discorso per l'impianto domestico. Tutto l'impianto di casa mia si collega al generatore equivalente, cioè alla rete elettrica, con un'impedenza equivalente. Dal mio punto di vista, quello che mi serve è che il gestore mi garantisce tensione nominale e poi la potenza che mi serve, i 3 kW che ho pagato, che ho nel contratto come impegno. Poi, in realtà, se io mi collego con una fase con impedenza che è una fase eccessivamente grande, cosa succederà? Che il coseno si abbassa e che la stessa prestazione, quindi la stessa potenza con la stessa tensione, l'Enel o chi per esso me la dovrà fornire aumentando la corrente. Qual è la corrente minima richiesta per avere questa prestazione, per avere P e V? È quella che si ottiene quando il coseno è 1. C'è PV. Mi trovate? Perché questo sta al denominatore e quindi la frazione è minima quando il denominatore è massimo. Ma teoricamente, se porto allo sfasamento di 90 gradi il carico, il coseno va all'infinito, va a zero, scusatemi, mi servirebbe una corrente infinita, cosa che ovviamente tecnicamente non è possibile. Quindi, in generale, quindi, la corrente sarà maggiore di quella minima prevista. Questo è un problema per noi utenti, in realtà potrebbe diventarlo nel momento in cui questa corrente cresce talmente tanto da non essere più adeguato il mio impianto, cioè le sezioni dei cavi, i componenti di protezione sono dimensionati su un certo livello di corrente massima. Ma supponiamo di non raggiungere quel livello, quindi supponiamo che questo non crei un problema di sicurezza dell'impianto. Il nostro impianto è progettato per lavorare per correnti intorno ai 10, 12, 15 ampere. Se circolano 20, 25 non succede nulla, se circolano 100 sì. Quindi supponiamo che la corrente cresca senza arrivare a problemi, a limiti di sicurezza. Noi come utenti non abbiamo nessuna controindicazione, perché che quello che pagheremo al fornitore, che cos'è? Cosa paghiamo in bolletta? Paghiamo l'energia elettrica. E che cos'è l'energia elettrica? È l'integrale nel tempo della potenza istantanea. E l'integrale nel tempo della potenza istantanea ce lo dà P moltiplicato per l'intervallo. Quindi se P è quella, io pago sempre quella. Non pago, sebbene si dica comunemente bolletta della corrente, in realtà non pago la corrente. E quindi in questo caso io pago l'energia. L'energia non cambia. Mi è stata data semplicemente la stessa quantità di energia, ma con un livello di corrente maggiore. Questo non è un problema dell'utente, se, ripeto, le correnti non raggiungono limiti pericolosi, ma è un grosso problema del gestore. Perché? Perché la situazione non è questa, ma è quella che vi ho fatto vedere prima. La corrente che arriva a casa nostra ha circolato nei cavi. Quindi se il distributore vi deve dare la corrente maggiore di quella strettamente necessaria, sta perdendo potenza in linea, quindi stiamo abbassando il rendimento del sistema. Ovviamente questo è tanto più vero come vedremo quanto più lungo il tratto da percorrere. E allora noi non possiamo collegarci alla rete con una fase qualsiasi, perché dobbiamo garantire che questo fattore di potenza
pur non essendo uno, che quella sarebbe la situazione ideale, non scende al di sotto di un limite di contratto. Contrattualmente questo limite è 0,9. Il fattore di potenza minimo richiesto da contratto è 0,9. Cioè si tollera che questo denominatore non sia 1, e quando è 1? Quando l'impedenza equivalente della rete di casa mia è puramente resistiva, cosa che non accadrà mai, perché come vi dicevo c'è sempre un minimo di effetto reattivo per la presenza di avvolgimenti. Quindi tipicamente a casa nostra abbiamo una RL con la parte X certamente molto, diciamo, meno, diciamo che molto più piccola rispetto a R, ma non è zero. Il che significa che quando andate a calcolarvi l'angolo, l'angolo che verrà fuori non sarà zero, ma sarà comunque contenuto, e l'angolo sarà proprio l'angolo massimo che potete dare di sfasamento, è proprio l'arco coseno di 0,9. Questo è l'angolo massimo. È il massimo di sfasamento che potete consentire a tensione e corrente. Significa che la corrente che vi sta dando chi vi distribuisce energia elettrica non è proprio la minima, ma sarà un 10% più grande. Invece di esserci 1 c'è 0,9. Ok? Quindi tolleriamo questa fascia di variabilità sulla corrente. Benissimo. Che succede se io mi vado a collegare invece con uno sfasamento maggiore di quello che prevede il contratto di fornitura? Succede che occorre operare il cosiddetto rifasamento del carico. Occorre riportare la fase all'interno di quel range. Allora, la situazione è questa qui. Abbiamo un'impedenza, un carico, Z1, la cui fase phi ci dà un coseno di phi che è minore di 0,9. Quindi non va bene. Non posso collegarlo alla mia rete per i vincoli contrattuali che vi ho appena descritto. Non possiamo far scendere quel coseno sotto 0,9. Dobbiamo correggere questa fase. Dobbiamo correggere questa fase considerando quali sono gli obiettivi finali del mio sistema. L'obiettivo finale è quello di consegnare una certa P con un certo livello di tensione nominale. Io voglio portare alla mia utenza domestica 3 kW a 230 volt di valore efficace. Quindi queste due grandezze non devono cambiare. Qualunque cosa ci inventiamo, P e V non possono cambiare. Bene, se questa è la corrente, io so che l'assorbimento di questo carico sarà V per I coseno di phi in termini di potenza attiva, ma mi è anche utile ragionare in termini di potenza reattiva. E sarà V per I seno di phi. Perché, come vedremo, il rifasamento si può fare molto semplicemente andando proprio a guardare il ruolo che ricopre questa potenza reattiva. Perché? Perché l'angolo phi, che vi ricorda l'angolo dell'impedenza, io lo posso vedere in due modi. Ovviamente come l'angolo
di un numero complesso che ha parte reale R e parte immaginaria X e come tale lo calcolo come l'arco tangente di X su R, e questa è la definizione di fase dell'impedenza. Ma se osservate le formule che ci danno P e Q, se dividete Q la seconda per la prima, membro a membro, ottenete tangente di Φ uguale a Q su P. Quindi in realtà Φ la potete anche scrivere come l'arco tangente di Q su P. In altre parole, l'angolo Φ non è solo l'angolo del numero complesso che ha l'argomento numero complesso che ha parte reale R e parte reale X, ma anche del numero complesso che ha parte reale P e parte immaginaria Q, cioè di chi? Della potenza complessa. Ok? Quindi abbiamo questa doppia valenza che ci sarà utile. Benissimo. Allora, io cosa voglio fare? Voglio ridurre Φ. Vi ricordo che coseno è decrescente. Quindi se voglio aumentare il coseno, devo ridurre l'angolo. Se vado a guardare questa formulazione qui, quando è che riduco Φ? Quando è che si riduce l'angolo di un numero complesso? Il numero complesso ha parte reale e parte immaginaria, B e A. Quando è che quest'angolo si riduce? Quando riduciamo la parte immaginaria. Non è che solo quando riduciamo la parte immaginaria. Lo possiamo ridurre riducendo la parte immaginaria. Se riduco la parte immaginaria, a parità di parte reale ottengo questo, banalmente. Perché dico intervengo sulla parte immaginaria e non sulla parte reale? È perché la parte reale andrebbe a modificare P. E io ho detto che sto lavorando con un sistema, devo inventarmi qualcosa per rimettere a posto l'angolo senza toccare P. Quindi P per me è fisso. Posso lavorare però su Q, perché Q non sono watt. E quindi se io modifico Q, lasciando inalterata P, posso pensare di ottenere il mio risultato senza cambiare la modalità di funzionamento del carico finale. E allora se io Q la porto a 0, per esempio, vedete, io avrei l'arco tangente di 0, cioè 0. Se porto Q a 0 ho risolto il problema, non solo lo risolto, non solo supero 0,9, ma arrivo addirittura a 1. E chi mi viene in aiuto in questa operazione? Mi viene in aiuto il fatto che la Q, a differenza della P, la Q assorbita dai bipoli elementari ha segno diverso se cambio tipo di bipolo. Se io sono partito nella nostra impedenza equivalente dell'impianto domestico, vi ho detto tipicamente c'è l'equivalente di un induttore, e cioè l'equivalente di un oggetto che assorbe Q positiva. Ma io posso utilizzare altri oggetti che assorbono Q negativo, che possono andare a cancellare la Q positiva. In altre parole, se io parto da una Q positiva, nel mio circuito inserisco un componente che assorbe una Q negativa, dimensionandolo in modo tale, teoricamente potrei addirittura portare a zero la Q totale. Ed è esattamente quello che si fa con il rifasamento. In altre parole, parto da questa situazione iniziale che non va bene perché il mio coseno non rispetta la condizione di rifasamento, devo introdurre un oggetto che non assorbe P, altrimenti altererei l'assorbimento del carico. Quindi deve essere un oggetto, un bipolo dinamico, o induttore o condensatore. Benissimo. Come faccio a scegliere? Guardo il segno della Q iniziale. Se la Q iniziale, come accade nel 99% dei casi, è positiva, perché il carico è, come si dice, ohmico induttivo, cioè RL, e allora ci metterò un condensatore, cioè qualcuno che assorbe una Q negativa. Altrimenti, se per caso dovessi rifasare un carico RC, ci metterei un induttore. Nei nostri esercizi, i carichi da rifasare, come nella realtà, saranno sempre RL, quindi metteremo sempre un condensatore per il rifasamento.
Bene, intanto prima di fare qualunque passaggio, dove lo metto questo condensatore? Beh, se lo schema è così semplice, ci sono solo due possibilità. O lo inserisco in serie o in parallelo a carico. Non è che mi posso inventare altre cose. In realtà il suo effetto lo potrebbe espletare sia in serie che in parallelo. Ma c'è una condizione che invece ci indica come va montato il condensatore. Qual è? Questa. Noi abbiamo detto che vogliamo operare questo rifasamento lasciando inalterata P e V. C'è solo un modo per lasciare inalterato V: mettere in parallelo. Quindi il condensatore va inserito in parallelo al carico. Dobbiamo mettere un elemento dinamico. Se il carico ha una Q positiva, io ci metto un condensatore che assorbirà una Q con C negativa. E ce lo metto in parallelo, in modo da non alterare la tensione. Ok? Benissimo. A questo punto, per operare il rifasamento si deve dimensionare il condensatore, cioè vi devo dire quant'è la capacità che ci vado a mettere lì per poter operare questo rifasamento. E allora vediamo i passaggi concettuali da fare in modo da arrivare a questa soluzione. Io sono partito da una Q e una P. Alla fine, dopo il rifasamento, io avrò, quindi questa è la condizione iniziale. La condizione finale è P totale uguale a P, Q totale è uguale a Q più Q con C. Cioè, come ho previsto, non ho toccato assolutamente la potenza attiva, ma ho toccato quella reattiva aggiungendogli un contributo Q con C. Benissimo, quanto deve valere Q con C? Io so che alla fine della fiera Fi finale, Fi totale, che sarà sempre scrivibile come l'arco tangente di Q totale diviso P totale, dovrà essere maggiore o uguale di Fi rifasato, che è un numero, che è l'arco coseno di 0,9. Quindi Fi con R è un numero. E dopo aver messo questo condensatore, che avrà alterato la Q, mi vado a ricalcolare l'angolo, e l'angolo deve essere maggiore di quello lì, scusate, è minore, perché vi ricordo che il coseno è decrescente, quindi per aumentare il coseno devo diminuire il suo angolo, quindi l'angolo massimo di sfasamento è l'arco coseno di 0,9, quello è l'angolo massimo. E allora io posso risolvere il problema usando, mettendomi proprio nella condizione minima, usando il segno di uguaglianza, e a questo punto Q totale, facciamo tutti i passaggi, Q totale diviso P totale, nella condizione di uguaglianza sarà uguale alla tangente di quest'angolo Φ con R che è noto. Ho invertito l'arco tangente. Quindi mi sto mettendo nella condizione di uguaglianza, cioè il minimo che devo fare. Da questa condizione ottengo la condizione che lega la Q finale a chi? Alla P totale, che è anche quella iniziale. Quindi la Q finale totale sarà uguale a P per la tangente di Φ con R. Vedete, al secondo membro sono tutte quantità note, conosciamo P, conosciamo Φ con R.
Al primo membro ci ho messo Q totale, Q totale chi è? A sua volta è la somma di quella iniziale più quella che ci ho aggiunto per condensatore. E quindi avremo che alla fine la Q con C sarà uguale a P tangente di F con R meno Q. Al secondo membro ci sono tutte grandezze note. È la potenza complessa assorbita all'inizio, quindi parte reale P e parte immaginaria Q, ed è Φ con R che è un numero, il mio obiettivo finale. Quindi questo passaggio mi consente di capire quanta potenza reattiva deve assorbire il condensatore per poter mettere a posto le cose. Questo valore qui, se io volessi riportare l'angolo a zero, ovviamente Q con C sarebbe uguale a meno Q. Significherebbe che la Q totale sarebbe 0, ho riportato l'angolo a 0, non ho più Q, ho solo P e quindi il coseno è 1. Ma il mio contratto con l'Enel non mi chiede di arrivare a 1, mi basta arrivare a 0,9 e quindi questa è la Q con C da assorbire per operare il difasamento. Non abbiamo risposto però al quesito. Il quesito non mi chiede quanto vale Q con C. Così il tecnico mi dice: sì, ma io che condensatore ci vado a mettere? Voglio sapere il valore di capacità, non quanto assorbe, ma io devo sapere cosa materialmente devo inserire, il condensatore di rifasamento che valore ha. E allora basta esprimere la Q con C in funzione della tensione, la grandezza che alimenta il carico è V. E allora, se ricordate quello che abbiamo scritto prima, quanto vale la Q con C in un condensatore? La Q con C sarebbe la parte immaginaria di A. Se vi andate a guardare i passaggi che abbiamo fatto prima, sarebbe meno, andiamoci a fare tutti i passaggi, la potenza assorbita da un condensatore è V quadro diviso la sua impedenza coniugata. L'impedenza del condensatore a sua volta è meno G su omega C, ma la devo coniugare, vi ricordo. Quindi sarebbe V quadro per omega C e sotto ci sarebbe J, effetto della coniugazione, che poi riportato sopra mi darebbe meno J omega per C per V quadro. E quindi Q di un condensatore è meno omega C V quadro. Come ci aspettiamo è negativa. Ok? Fatto tutti i passaggi così. Bene, a questo punto, se vado a sostituire Q con C con questa espressione, otterrò meno omega C V quadro uguale a P tangente di F con R meno Q. E quindi la capacità da andare a inserire Q meno P tangente di F con R diviso 2 pi greco F per V quadro. Ho messo in evidenza anche la frequenza. Ok? Questo è il valore finale che poi useremo negli esercizi per poter operare il rifasamento. Quindi, applicando in parallelo un condensatore con questa capacità, riusciamo a riportare l'impedenza iniziale ad un angolo di fase accettabile, secondo le previsioni contrattuali. Riduciamo Q in maniera significativa, in modo che l'angolo che forma con
con P sia al di sotto, è uguale in questo caso al minimo, al massimo consentito. Vi faccio osservare che il rifasamento vi chiede di inserire un valore di capacità che dipende chiaramente dall'assorbimento iniziale, P e Q. Quindi dovete sapere il carico iniziale quanto assorbe, quello non rifasato. Phi con R è un numero, ma poi il valore di capacità di andarci a mettere dipende dalla tensione con cui l'alimentate. Maggiore la tensione, più bassa sarà la capacità. E dipende dalla frequenza a cui state lavorando. Quindi lo stesso condensatore che vi rifà su un carico a 50 Hz non vi fa lo stesso effetto se lavorate a 100 Hz, ovviamente. Questi elementi qui, vi ho detto dal primo giorno, gli elementi dinamici vi danno una risposta che dipende dalla frequenza a cui stanno lavorando. Gli unici che non hanno questa proprietà sono i resistori, tutti gli altri hanno questa proprietà. Quindi io, per poter rifasare, ho bisogno di sapere anche la frequenza a cui stanno oscillando i segnali nel mio circuito sinusoidale. Ok? Benissimo, dal punto di vista, se volete, dell'interpretazione dei vettori, di quel tutto quello che abbiamo fatto, noi sostanzialmente abbiamo detto questo. Quando diciamo che V per I coseno di Phi si deve mantenere costante, stiamo dicendo che se io ho una corrente, se ho una tensione V, se diciamo che V per I coseno di Phi si deve mantenere costante, lasciando costante anche V, è come se avessi una situazione del genere in cui il vettore V deve avere sempre la stessa lunghezza, mentre il vettore I avrà una lunghezza diversa a seconda dell'angolo Phi. Perché vedete, se io aumento Phi, cosa deve restare inalterato? Deve restare inalterato il prodotto scalare tra questi due vettori. Vi ricordo, V, I, coseno di Phi è proprio il prodotto scalare. Quindi, se uno dei due vettori è fisso, la tensione, per avere lo stesso prodotto scalare allargando l'angolo, l'altro diventerà sempre più lungo. Questo se volete dargli un'interpretazione geometrica di quello che ci siamo detti. Vedete, in questa situazione qui il prodotto scalare è sempre lo stesso. Cos'è il prodotto scalare? È legato alla proiezione di questo vettore su V, che è sempre la stessa. Ma se voi allargate Phi, via via che l'allargate avete bisogno di un vettore di corrente sempre più lungo per avere la stessa pressione. Sostanzialmente quello che facciamo quando mettiamo un condensatore, che cos'è? Cambiamo la corrente di ZU? No, ZU la situazione è ancora questa. Quindi praticamente la situazione sul carico non è cambiato. Se andate a guardare la corrente che arriva al carico, è esattamente quella di prima, perché la corrente del carico è V su Z. Noi abbiamo inserito un oggetto in parallelo, quindi non abbiamo alterato la corrente del carico. Abbiamo cambiato la corrente complessiva, questo sì, ma non quella del carico. Quindi se il carico era in questa situazione, qui c'è V e qui c'è I, e siamo partiti, questa è I con I, corrente del carico, e siamo partiti da un angolo eccessivo, questo inserimento del condensatore non ha cambiato la situazione sul carico. Semplicemente cosa ha fatto? Ha introdotto un'ulteriore corrente, I con C, che rispetto a V come è messa? È a 90 gradi. Trovate? I con C è la corrente di un condensatore, su cui conoscete la tensione. La corrente rispetto al condensatore è in anticipo rispetto alla tensione. Il condensatore, ricordate, la tensione è in ritardo rispetto alla corrente. Il legame è meno 90 gradi. Quindi questa corrente I con C sarà da qualche parte qui. Ovviamente non sarà così pronunciata, sarà, diciamo che è questo.
E quindi questa è la situazione delle due correnti. La corrente totale adesso dove si troverà? Sarà la somma di I con U, I con C. Come fate la somma? Facciamo come prima, in pratica applichiamo questo vettore qui, è come se avessimo riportato, vedete? Lo applico qui, la somma sarà questa. Quindi la corrente complessiva, vedete, che ottengo sommando questi due vettori, utilizzando la stessa tecnica di prima, si è ridotta. La trovate qui. Si è ridotta in intensità, in modulo. E quindi l'applicazione di una corrente del condensatore, applicando la legge di Kirchhoff, vi riporta esattamente alla stessa situazione che abbiamo visto prima. Noi abbiamo utilizzato una corrente con una fase di segno opposto. Partivamo da una corrente con una fase positiva, con uno sfasamento rispetto alla tensione, perdonatemi, avevamo uno sfasamento rispetto alla tensione negativo, perché la fase di impedenza vi dà lo sfasamento della tensione rispetto alla corrente. Quindi se ragioniamo in termini di tensione fissa, la corrente iniziale era sfasata con uno sfasamento negativo rispetto alla tensione. La corrente del condensatore invece è sfasata con uno sfasamento positivo rispetto alla tensione. Il trucchetto sta nel fatto che abbiamo aggiunto una componente che ha una fase di segno opposto. Se fossimo partiti da un induttore, avremmo avuto una corrente qua sopra, da un condensatore avremmo avuto una corrente iniziale qui, avremmo aggiunto un induttore che ci avrebbe dato una corrente in questa direzione, la cui somma andava ad ottenere il risultato di restringere quest'angolo. Quindi è quello che vede il generatore a essere difasato, non il carico resta quello, non è Z e Z, ZU è rimasto quello, ma il generatore vede il carico difasato, che è esattamente quello che volevamo. Abbiamo fatto vedere una condizione di carico che è quella conforme a quanto ci chiede il nostro contratto. Bene, noi nel nostro esercizio useremo direttamente questa formula. Non è che abbiamo bisogno ogni volta di andarci a ricavare. Sappiamo che il condensatore di difasamento ci ottiene applicando questa formuletta.